Nella puntata precedente. Cosa diamine è sta roba? What the fuck is this? Trovo il mercantile di Futara contro Michelle sua. Subito! Devo aiutare il mercantile! Fa un cenno verso il pannello di controllo del suo mercantile, come a chiedermi di assumere il comando. E l'avventura continua. Hey là, ciao a tutti, sono RollPier e bentornati ancora una volta su No Man's Sky. Allora siamo... Oh, un messaggio. Comunicatore astronave. Oh, di nuovo Quicksilver, ok. Salve, è un piacere che ti faccio, ma di nuovo con te, ok. La missione giornaliera, certo. Facciamo commercio raccolta stavolta, che ne so. Ok. Mantenimento di moluche satellitari schiantati e recupero di qualsiasi tecnologia ancora intatta. Va bene, ok. Dobbiamo recuperare rottami di valore elevato. Siamo appena giunti in un altro sistema solare, pieno zeppo di pianeti, e abbiamo appena ricevuto in regalo un mercantile, signori. Guardatele, eccolo là il nostro mercantile. Ah! Dobbiamo costruire un comando di flotta, che mi pare serva argento, oro e trizio, che si può trovare benissimo negli asteroidi. Inoltre abbiamo accettato alcune missioni dalla stazione spaziale, che ci dicono di uccidere un sacco di sentinelle. Distruggi i sentinelle, ok. Distruggendo i sentinelle facciamo tipo 3 missioni una volta. Ah, non avevamo venduto sta roba? Come no? Sì, abbiamo venduto. Ma che cavolo? Ah, devo tornare indietro, accidenti. Oh, possiamo mettere roba anche nel mercantile. Veramente? Ma che bello. Ah, possiamo trasferirla verso il mercantile, ma non possiamo prenderlo dal mercantile, ok. Argento, oro e trizio, da quello che ho capito, servono per costruire cose sul mercantile. Allora, andiamo a esplorare un po' del sistema solare, facendo anche le missioni che ci hanno dato in questa stazione spaziale. E anche la missione di volo. Allora, questo pianeta cos'è? Cos'è di bello? Sherry Prime, carne di cactus, strano più di tesori, va bene. Proviamo ad andare. Eh no, torniamo sui pianeti coi funghi, che balle. Odio i pianeti coi funghi, guarda. Ah, non so guidare. Ok, buongiorno. Buongiorno a tutti. Questa è ferrite pura. Sì, la voglio tutta. Oh mio Dio. No, altre melme. Ah, che schifo. Uiii, guarda un po' quanti pescioni. Ottimo, là abbiamo qualcos'altro. Oddio, cosa sono sti cosi? Cos'è? Ma pensavo fosse un animale. Madonna. Eh no. Mi sa che sono dei predatori. Dai, non riesco a scansionarli. Ah. Su. E dai, lasciami scansionare sto animale del cazzo. Qua sono delle olotulie enormi. Conoscete i cetrioli di mare poi? Sono uguali. Con qualche baffa in più, tipo. E con una faccia. Oddio, com'è? No, non passarmi in faccia, pesce. E dai, e scansionalo. E che cos'è? Madonna santa, stai fermo. Che fastidio, sti maledetti. No! Mancava un niente. Dai, ma lo sto continuando a mirare. Perché si disattiva? Ragazzi, ho delle serie difficoltà. Ce l'ho fatta! Sì. Sì. Oh mio Dio, finalmente. Finalmente. Oh, c'è un esemplare affascinante lì. Quelle cose valgono un sacco. Andiamo a prenderle. Salve, vorrei prendere questi nuclei ad ali, mi permetterà di fare ciò? Ma porca puttana, vattene! Vattene! Vattene, hai detto! Dovremmo ricordarci della nostra missione, dobbiamo uccidere le sentinelle. Appena ne troviamo qualcuna dovremmo ucciderla. Dovremmo uccidere tutte le sentinelle. Non possono avere il controllo di tutte le sentinelle, per questo che la nostra missione ci dice di uccidere tutte le sentinelle. Tempesta di fuoco in arrivo! E dai, scansiona sto schifo. Ah, ok, ce l'ho fatta. Oh mio Dio, siete orribili. L'ho già scansionato? Sì. Sentinelle, dove siete? Oh shit, la tempesta è già arrivata. Vabbè, non è così tragica. Pensavo molto peggio. Ok, scherzavo forse. Ecco una sentinella. Ok, aspetta, prima scaviamo sta roba, così non dobbiamo più preoccuparci.
Salve, sentinella. Vuole morire? Non te l'aspettavi, eh? Aspettavi che rompessi, non so, un qualche albero e ti arrabbiassi. Scorta di... Com'è? Ah, così. Ok, prieti universali. Ci stanno ricercando. Placca corazzata. Cosa... Diamine. Salve. Ah, il panio lo prendiamo dalle sentinelle? Non sapevo sta cosa. Ok, una missione dovrebbe essere fatta così. Orca vacca, adesso mi fanno il culo. Adesso mi fanno il culo. Prendi questo e scappa. Ah! Va bene, ragazzi. Da oggi ho deciso. Non esploreremo più sistemi solari gialli. Noi vogliamo i sistemi solari più belli. O rossi, o verdi, o blu, ma non gialli. Ah, qua cosa c'è? Cos'è quello? Deposito. Ah, è un po' buggato, ma va bene. Argento. Ok, mi sa che dobbiamo scavare. Condensatore termico. E là? Solforina. Qua ce n'è un'altra, sicuro. Aronio bronzo sporco. Bronzo sporco. Che brutto nome. Ok, mi sa che questa è una missione. Ah, rubiamo tutto. Ruba tutto. Ignora le sentinelle. Ok, argento. Voglio anche la solforina. Non so cosa sia, ma... Porca vacca. Yes. No, come ne sono slot? No. Trasferisci tutto. Questo no, via. Presto, prendi tutto. Tanto non mi stanno cagando le sentinelle. Non mi stanno cagando. Donna, ci mette un sacco per ricaricare l'arma. Ci serve qualche arma più forte. Aronio, condensatore termico anche magari. Yes, bitches. Ah. Mira l'occhio. Ah, ricarica. Oh merda, non ho più munizioni. Merda, non ho più munizioni. Ah. Ok, però facciamo così, prendiamo scorte di munizioni. Ok, perfetto. Mi scusi, sentinella, si era incastrata lei. LOL. Voleva essere uccisa, forse? Per sbaglio? Ah ah, ecco, accontentata. Ok, mi sa che abbiamo finito le missioni. Vediamo un po'. No. Dobbiamo ancora distruggere qualche sentinella. Ok. Dove sono? Oh, porca vacca. No. State calmo, te. Porca vacca. Ma sì, mai più questi li uccidiamo. Ok, mi sa che questa è la tattica giusta. Munizioni esaurite. Orca. Ok, 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 ok. Scappa, 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 scappa. Scappa. Oh, shit. Non mi sta vedendo, però la sto distruggendo. Yes. Non mi vede. Oh mio Dio, veramente. Muori. Muori. Yes. Cosa? Scamminatore sentinella. Ah, corri. Muori. Porca vacca. Ah, scappa. Oh shit. Scappa, scappa, scappa. Oh. Andiamo subito alla stazione a vendere tutto. No, 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 scansione ostile, no. Scappa. Allora, bronzo sporco mi sa che comunque... No, cioè non serve a niente se non... solforina e carbonio condensato.
Compressori vettoriali ad alta. Le creazioni di motori interstellari chiede spesso di condensare e rirenderizzare le dimensioni. Cosa? Cosa? Ok, mi sa che questo potrebbe servire per la navicella mercantile. Quindi io direi di mandarlo là. Allora, questo lo mandiamo al mercantile. Cosa abbiamo nel mercantile adesso? Stupidaggini. Ah no, abbiamo un sacco di spazio. Oh. Allora, sulla nave c'è poca roba. Qua abbiamo un sacco di ferite. Ferite magnetizzata, ferite pura. Tu ci davi un'altra missione completata, se non sbaglio. Completo le missioni. Distrazione per le guardie. Ok. Gida di mercanti è migliorata. Oh, interessante. Completa la ricerca giornaliera. Scansione ambiente dello spazio con C per individuare rottami recuperabili di valore. Ah, ok, mi sa che si trovano soltanto in certi pianeti queste cose. Allora facciamo così. Proviamo a scansionare in questi pianeti se ci sono queste cose della missione. E se non ci sono, ovviamente cambiamo sistema solare. Sistema operativo, stavo per dire. Allora, qua non ce ne sono. Pianeta misero. Possiamo costruire un'altra arma sulla navicella per caso? Lanciarazzi. No, io volevo tipo la balestra ciclotronica. Ok, modulo tecnologico. Va bene, andiamo a prendere il modulo tecnologico. Ah, potremmo anche mettere il lancia di luce. Sì. Ok, vediamo. Cosa usa come proiettili? Che lancia i proiettili ad alta velocità? Ok. Poi c'è anche questo. Però il cristallo di superossido dovremmo trovarlo da qualche parte. Va bene. Io direi di comprare un po' di moduli tecnologici e salvarli nella navicella. Così se ci servono per qualche tecnologia possiamo usarlo. Lancia di luce. E invece sull'astronave costruiamo balestra cicottone. Possiamo motore all'emeril. Oh, anche questo è bello. Fosforo. Fosforo. Servirà Emeril per muovere all'indio. Ok. Allora, intanto questo. Bam! E poi, io direi, palestra ciclotronica. C'è anche la pompa Dyson. Ah, tetracobalto. Ok, tetracobalto non è così difficile da trovare, eh. Ora, con le armi più forti, non ci fermerà più nessuno, ragazzi. Siamo infermabili. Vediamo, proviamola. Che figo! È fighissima. Ma è devastante la palestra ciclotronica. È devastante, boom boom. Però bisogna essere abbastanza vicini per colpire le navicelle. Bim, 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 bim. Che figa è. Dai, però non puoi. No. Oh cazzo. No, perché hanno visto che ho tanti soldi. Ah, tecnologia recuperata. Oh shit. Va bene, venite ragazzi. Venite a assaggiare le mie nuove armi devastanti. Bim, 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 bim. Oh cazzo. Madonna, mi sta distruggendo la vita. Ah! Cosa? Schieramento regolato da... Cosa cazzo? Che cazzo. Oh, calmatevi tutti. Oh, shit. Madonna, oh, mi distruggono questi. Come danni critici, no. No, danni critici, no. Fermi tutti. No. Madonna, mi stanno massacrando. Quante navicelle ci sono? Spaccalo. Cazzo, mi stanno distruggendo. No, 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 no. No, non distruggetemi la navicella, no. Ma sì, è impossibile manovrare sto mouse. Cazzo! Che fastidio! Ma cosa devo fare? Cioè, è impossibile. Non si riescono a prendere. Che fastidio! No, mi hanno rubato... Mi hanno rubato tutto il carico della navicella. No. No. Che fastidio, ragazzi. Mamma mia, che fastidio. Cioè, tanto la telecamera faceva così tutto il tempo. Come facevo a mirare decentemente? Era impossibile. Va bene, ragazzi, mi sa che per oggi è tutto. Dovrò andare a prendere altro cadmio per fare altro metallo cromatico, per creare antimateria, per poter navigare nella vita.
Va bene, detto questo, io vi ringrazio come al solito per aver visto il mio video, lasciate un like, lasciate un commento.